Buonasera amici, benvenuti a Ticket to Ride, questo è il Salottino Blues, io sono Paolino e stasera con noi abbiamo la nostra cara Chiara. Come stai? Ciao, intanto grazie per l'invito e sto bene, grazie. Infatti non vedo l'ora di fare questa intervista. Guarda, questo è proprio un format che è nato così per gioco tra me e il mio socio Massimiliano, che lui sul gruppo Facebook è una mina, cioè lui veramente e meno male che ho lui, perché sennò non riuscirei a seguire tutti i social, perché io tra TikTok, Instagram, YouTube, eccetera, anche Facebook mi impegnerebbe tanto. Ho Massimiliano che mi dà una grandissima mano. Da poco è arrivata anche Alessandra Pennetta, che avevamo intervistato agli inizi, mi è piaciuta tanto, l'ho fatta entrare come amministratrice anche lei, e ci ha fatto conoscere proprio te. Mi ha scritto un giorno, Massimiliano, fa: guardati la Pancani, che meraviglia! E io, bam, subito a vedere, a curiosare, e aveva ragione. Allora, innanzitutto, sei una cantautrice, ho visto che suoni più strumenti. Esatto, suono un po' di strumenti. In primis la chitarra, diciamo che è il mio strumento principale, posso suonare l'ukulele, la batteria e un pochino di basso. Caspita, però, bell'impegno. Cavoli, io suono la chitarra, se mi allontano un po' dalla chitarra sono praticamente un disperso, cioè vado fuori dalla chitarra, proprio il kazoo che... Il mio poi è la chitarra, gli altri strumenti ho fatto dei corsi per imparare, diciamo, per riuscire a muovermi un po', però chitarra, mia chitarra. Ho capito, bene, 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 bene. Allora, io ho visto soprattutto il tuo ultimo nato, Apple Green Eyes. Allora, mi piace tantissimo la tua copertina, fantastica. Veramente molto bella. Il pezzo da cosa è nato? Allora, è nato da un'esperienza che ho realmente vissuto e che ho riscritto sotto forma poi di favola. Diciamo che è un brano che ho scritto quando ero un po' più piccolina, avevo 19 anni, e diciamo che vivevo tutto in modo un po' più fiabesco. Mi sono ritrovata in una situazione, cioè di uscire con un ragazzo che mi ha fatto vivere determinate situazioni. Poi non è andata a finire bene, però ho detto dai, altro che scrivere la classica canzone strappalacrime. Cioè, alla fine è stata un'esperienza bella, quindi voglio scriverla sotto forma di favola. E quindi è nata. Brava. Ho preso appunto Cappuccetto Rosso, solo che io sono il mio personaggio caratterizzato dagli occhi verdi, quindi l'ho chiamato Apple Green Eyes. Non un po' come se fossi Cappuccetto Rosso col lupo cattivo, sono Apple Green Eyes col lupo cattivo. Bello, no, ma mi è piaciuta tanto, brava, hai fatto bene a fare questo connubio, insomma, hai fatto qualcosa di diverso dal solito, che sennò tutti quanti cadono nella retorica, no? Quindi le solite canzoncine, come hai detto tu, strappalacrime, caspita, anche no. Che studi hai fatto? A livello musicale? Musicale. Allora, ho fatto 3 anni di batteria e poi 8 ormai di canto, poi ho fatto un annetto di ukulele e un annetto di basso. Però, caspita, ci hai dato. Brava. La tua chitarra preferita? La mia. Allora, guarda, capiti proprio a pennello perché ne ho comprata una nuova ieri. E quindi sono un po' indeciso se dirti quella che ho comprato ieri o quella che ho avuto solamente fino all'altro giorno. Comunque stiamo sull'acustica, folk, quindi o la Taylor che ho comprato ieri o la mia vecchia Fender acustica. Ah, beh, due marchi importantissimi, cioè Taylor, Fender. Anch'io ho una acustica folk Fender 75esimo, suonano bene. Sì. È uno scontro fra titani, non posso scegliere una delle due, quindi ti dico entrambe. Hai ragione. Mentre invece il tuo chitarrista o musicista preferito, cantante preferito? Ti dico uno che entrambe le cose, Jake Bugg. Ah, proprio? Sì. Perfetto, bene, straniero. Mentre invece italiano? Italiano, ascolto molto una cantautrice che si chiama Georgenes,
è italiana nonostante il nome, è una ragazza di Torino, anche lei è cantautrice, cantautrice chitarrista, e devo dire che in molti pezzi mi ha anche ispirata molto come stile, come metodo di comunicazione, quindi italiana Giorgenes. Andremo a cercarla. Sì, lei, ma guarda, andate sul sicuro. Andremo a cercarla, così magari andiamo anche a intervistare anche lei. Quindi, romagnola tu sei, quindi? Io sì, emiliana di Reggio Emilia. Ah, emiliana, porca miseria, lì, beh, dai, musica lì tanto. Ah beh sì, io sono nata a Correggio, dove è nato Ligabue. Poi, vicino, c'è Zucchero. Poi Vasco Rossi, cioè questa zona, Laura Pausini in Romagna, però comunque la regione è quella. Dai, un po' come Valentino Rossi nelle moto, no? Da Puglia. Quindi sei proprio nel cuore, nella culla della musica. Tu praticamente, da quello che ho visto, suoni e canti 99% folk, quindi acustico. Sì, diciamo che ho anche una band con cui mi capita di fare dei live in elettrico, ma io prediligo l'acustico, quindi appunto il 99% dei live che faccio sono o io voce chitarra e basta, o mi faccio anche accompagnare da un chitarrista, però tendenzialmente acustico. Bene, ho visto che comunque, vabbè, di singoli, a parte quello che abbiamo parlato, l'ultimo che hai fatto, visto che ne hai fatti diversi. Sì, ne ho fatti 6, ad oggi sono questa quota. E com'è il mondo discografico tra noi poveri mortali? È una giungla. Allora, poi io sono totalmente indipendente ed è una scelta che ho fatto e per ora non ho intenzione di cambiare. Però è difficile, perché in questo modo io sono artista, ufficio stampa, grafica, social media manager, cioè sono tutto inoltre artista, quindi è difficile. Però per il tipo di lavoro che voglio fare io, cioè molto personale, poi sono molto maniaca del controllo, non riuscirei ad affidare le mie canzoni a qualcun altro, quindi va bene così. È difficile, ma va bene così. Beh, però, ecco, quello che a me dispiace tanto in Italia, purtroppo, che le persone appunto molto volonterose come te, in questo caso, purtroppo non hanno sufficientemente aiuti. Vero. Seguo su YouTube e su Facebook anche un'altra ragazza che è molto brava, non è il mio genere musicale, quello che fa lei, Ira Green, ma molto brava, infatti dovremmo un'intervista anche con lei è già programmata, però anche lei è indipendente e anche lei si fa un mazzo tra a cercarsi le date, a farsi appunto i CD, è veramente, e mi dispiace questa cosa, perché in Italia potremmo fare molto di più, no? Persone come te, secondo me, meriterebbero più spazio. Grazie. Infatti, guarda, l'unica cosa su cui mi sentirei al massimo di cercare è un booking per i live, perché è la cosa un po' più complicata. Per il resto vedo che comunque sono soddisfatta, nel mio piccolo sono soddisfatta. Invece cercare le date è una delle cose più stressanti. Poi ho anche la fortuna che, io dico, cioè la maggior parte delle date che ho fatto mi sono state chieste, cioè mi sono arrivate. Ho questa grande fortuna. Però quelle che ho dovuto cercare io è uno stress, troppo, troppo. Sì, andare a bussare le porte lo vedo difficoltoso oggi. Io sono di un'altra era, quando suonavo io dal vivo negli anni 80 era completamente diverso, quindi quando andavi nei locali, a parte che ce n'erano molti di più che facevano musica in live, e quindi c'era molta più possibilità di suonare fuori. E mentre invece oggi, intervistandovi voi giovani, purtroppo vedo questa tristezza, i locali che non chiamano quasi più. Anche perché spesso vogliono cover band, e per i cantautori come me che fanno pochissime cover è ancora più difficile, perché io propongo anche nelle mie scalette 80-90% pezzi miei. E spesso i locali invece vogliono le canzoni conosciute o pop comunque conosciute.
quindi diciamo stringe ancora di più il cerchio. Il cerchio, che poi adesso sta nascendo una moda da un po' che a me non fa impazzire, sono le tribute, che io proprio nulla contro quei ragazzi, anzi molto bravi, suonano bene, eccetera, però le tribute mi fanno venire l'orticaria, sarà una cosa mia personale, però sembra quasi di andare un po' a scimmiottare il vero musicista. Ripeto, ne ho sentite diverse, molto bravi, veramente molto bravi, ma a quel punto perché come non fare come fai tu, cioè faccio mio. Diciamo che fare come faccio io, secondo me, o come fanno tanti altri cantautori, è essere artista a 360 gradi, perché ci metti il tuo, fai le tue esperienze, non devi copiare nessuno, non devi essere nessuno se non te stesso. Solo che piace di più ovviamente essere qualcuno che già piace. Vabbè, certo, certo. Però sai, se poi metti davanti solo il fattore economico, secondo me finisce quella cosa che si chiama passione. No? Certo. Allora a quel punto vado avanti a lavorare, faccio tutt'altro, lavoro, questa deve essere passione. Però, vabbè, insomma, questo è... Quindi abbiamo detto che tu hai una tua bella band, però la maggior parte tu suoni più che altro da sola. E il futuro? Allora, potrei fare un super spoiler, ma sì, dai, lo faccio. Yeah. Allora, futuro farò una cosa che ad oggi non ho ancora fatto, ovvero pubblicare un EP. Però non voglio spoilerare troppo, perché ad oggi non l'avevo ancora detto a nessuno, se non al mio, diciamo, fantastico. E quindi sicuramente quello. Poi il resto penso che continuerò con le date, sia con la band, sia in acustico, fare tutte le solite cose, però la cosa nuova su cui devo iniziare a lavorare a brevissimo è l'EP. Caspita, beh, mi piace questa cosa, che qui a Salottino... fate questo trampolino. Mentre si è qui, si parla, che fai? Non lo dico, ma sì, lo dico, cioè sono qui, se no chissà quando poi lo dico. Cioè. No, dai, è bello, è bello. Poi comunque, dai, magari, chissà, magari Salottino gli porta anche tanta fortuna e perché no. Mentre i talent? Allora, premetto che io non ho nulla contro i talent, ma non sono per me. Io per me non li ho, cioè non l'ho mai presa in considerazione l'idea, un po' perché per come sono fatta io in generale nella vita, io non reggo la competizione, nel senso che tira fuori proprio il peggio di me, che no, cioè proprio no, la vivo male, la vivo proprio male, e un po' perché ho avuto conoscenze che sono andate a talent, hanno fatto anche bella strada, hanno raccontato un po' di retroscena, e non è così rose e fiori, insomma, diciamo, è più difficile di quel che sembra, cioè proprio anche a livello emotivo, psicologico, c'è tanto da sopportare, e per me la musica è libertà, quindi non vanno d'accordo. Condivido. Condivido in pieno, condivido in pieno, e anche qui, quando chiedo questa cosa anche agli altri, più o meno le risposte sono più o meno come le tue. Credo che i talent stiano, il futuro del talent lo vedo in discesa, perché tanti bravi che sanno fare come te ci stanno alla larga, quindi io credo che o faremo un passo indietro come i vecchi tempi, come negli anni 80, quindi le grandi case discografiche non attingeranno più dai talent ma tramite provini, e secondo me la cosa è la strada migliore. Quindi fai un provino, vado alla Ricordi, faccio un provino, se sono bravo mi dai la possibilità di crescere. Fare negare, come dici tu, anch'io non sono per queste cose, la competizione tira fuori proprio il peggio di noi. Poi bisogna essere bravi, Sì. No, nel senso, bisogna essere bravi a avere quella faccia tosta, cioè il doppio giochista, no? Devono essere bravi a fare i doppi giochisti, io non riesco. Anche perché sì, il talent, si parla di talento musicale,
io magari sono bravissima a cantare, ma non sono brava a fare la doppia faccia, cioè poi perdo il talento, ma già non ha senso, quindi diciamo non si apre la porta, ecco, diciamo così. Bene, bene, vabbè, ma ti ripeto, siamo un po' tutti così, anche il chitarrista che ho intervistato, Riccardo Marra, e anche lui non è affatto per quelle cose lì, ha fatto per i talent, lui non è per quello, e però lui ha fatto anche le navi da crociera, ha suonato in navi da crociera, insomma, ha fatto tanto, lui è un grande chitarrista, giovane anche lui, è bello. E qua al salottino state arrivando tanti giovani, questo mi fa enorme piacere. Quindi sicuramente abbiamo questo spoilerino che ci hai fatto con questa cosa qui, abbiamo saputo che hai appena comprato la chitarrina nuova, quindi la Taylor, fantastica, caspita, bella la Taylor, mi piace, una bella chitarra, come ti trovi? Io mi trovo da Dio, ma io sapevo già che erano 2 anni e mezzo che la volevo quella chitarra, però diciamo che per motivi economici, perché non ha dei prezzi proprio in pace, ho aspettato il mio tempo e quindi l'ho presa, doppia soddisfazione, perché io la volevo da inizio 2022 che volevo quella chitarra. Caspita, ti capisco. Perché quando ero ragazzino io, all'età di 17 anni più o meno, avevo docchiato una Les Paul, ma era praticamente inarrivabile per il mio portafoglio, anche se già lavoravo da diverso tempo, perché ai miei tempi si iniziava a lavorare da molto piccoli, però era veramente inarrivabile. Riuscii a comprare la mia Les Paul all'età di 21 anni, e che ancora è qui con me, mai arrivarci. Brava, l'obiettivo è importante. Volevo chiederti una cosa particolare che probabilmente mi saprai dire: sei anche su Spotify? Certo, sono fuori ovunque, quindi Spotify, YouTube, Apple Music, tutte le piattaforme digitali. E come Spotify ti trovano come appunto Chiara Pancani? Chiara Pancani, esatto, il mio nome d'arte, il mio nome personale, non ci si può sbagliare. Perfetto, quindi amici, mi raccomando, andate su Spotify, Chiara Pancani, andate a sentire tutto. Tutto quello che c'è da sentire su Spotify, YouTube, tutte le piattaforme social, andate, cliccate, seguite il canale di Chiara, mi raccomando. Prevalentemente tu suoni, diciamo, nei locali o proprio all'aperto? Allora, diciamo che dipende dalla stagione. Durante l'anno faccio proprio locali, quindi classico sottofondo, oppure quei locali un po' più magari interessati alla musica, che danno proprio l'angolo per l'artista, quindi molto tranquillo. D'estate riesco a sfruttare molto meglio anche la band, e abbiamo fatto solo live all'aperto con la band quest'estate, ma anche da solista ho fatto live all'aperto, ho suonato anche in un borgo medievale all'aperto, comunque magari con la band faccio anche festival, quindi è bello perché si conoscono altri artisti, altre band, quindi un po'. Cavoli, bellissimo in un borgo medievale, beh, ti si addice cioè. È stato bellissimo. Posso immaginare. Bene, a me ha fatto veramente molto molto piacere questa mini intervista con te, scoprire un po' di più di Chiara, perché sai, vederti sui social, chiaramente sentiamo il pezzo che suoni, eccetera, però qua al salottino vi strappiamo qualcosina in più e lo facciamo sentire, come? Anche gli spoiler. Brava, ma... questa è una cosa che aggiungerò alla lista delle domande che farò ai prossimi. Per ultimo metto spoilerino. Ci sta, vero? Va bene, Chiara, mi ha fatto veramente tanto piacere. Io ti ringrazio di essere venuta qui al salottino e magari, chissà, un giorno ci troveremo di persona a fare 2 chiacchiere davanti a un drink. Comunque grazie. In bocca al lupo, Chiara, grazie mille e buona continuazione di serata. Viva il lupo, grazie mille. Ciao Chiara. Ciao.